Qui Calabria è praticamente saltata. Non fa niente, perché che cosa succede adesso? Passiamo alla trasmissione successiva, qui Calabria lo recupereremo poi dopo in un altro momento di, in un altro momento di programmazione. L'ultima parte di questa lunga diretta di oggi, che è incominciata intorno alle 11, forse un po' in ritardo stamattina, adesso siamo cercati di andare in recupero, ci siamo riusciti parzialmente. Io ripeto, la trasmissione di oggi è una trasmissione sperimentale, perché la regia è stata fatta più mani, è stata un po' itinerante, un po' in tutta Italia, e quindi abbiamo avuto chiaramente diversi problemi tecnici da risolvere. Adesso quest'ultima mezz'ora la dedicheremo un po' ad uno speciale preparato da Riccardo Cristiano, che abbiamo qui. Adesso giriamo la camera, per cui faremo in modo di inquadrarci tutte e due, ma io me ne andrò fuori campo fra poco, e quindi lascerò il campo più che altro a lui. Ci liberiamo un po' di qualche cavo, così possiamo lavorare un po' meglio. Come vedete, la TV qui è molto artigianale, non abbiamo a disposizione tecnici, cameraman e via discorrendo. Cerchiamo di ecco qua, adesso sentite la mia voce fuori campo. Lo ricordo per chi fosse venuto all'ascolto adesso: io sono Marco Marchese, segretario di Calabria Radicale. La voce passa a Riccardo Cristiano. Io fuori campo, oppure dopo mi vedrete un po', cercherò di fargli anche qualche domanda, perché Riccardo ci parlerà di un sito razzista che sono molti mesi che va avanti con, ce lo spiegherà direttamente lui. Quindi Riccardo, a te la parola. Questo sito razzista, lo diciamo subito, si chiama, anzi, la prima domanda che ti faccio è proprio questo: parlaci un po' di questo sito razzista, spiegaci un po' che cos'è, come si muove, facci capire un po' che cosa sta succedendo sul web. Allora, salve a tutti e grazie per il tempo che mi dedicherete. Quest'oggi parlerò appunto di questo fenomeno allarmante che riguarda un blog, Pontifex. Non so se qualcuno di voi, navigando nella rete, si è imbattuto in questo immondezzaio vero e proprio, pieno di riferimenti omofobi e razzisti. Il direttore di questa testata è Bruno Volpe, che è già ex vice direttore di un altro sito cattolico di riferimento, che è Petrus. Se si scorre l'archivio del blog, ci si imbatte in una miriade di articoli allucinanti. Per farvi dare un attimo di da esempio, ne ho selezionati alcuni. Ad esempio, abbiamo: l'omosessualità è una patologia oltre che una grave, che un grave disordine mentale. Sacerdoti gay dicono no e trovo inopportuno parlarne su un giornale cattolico. E qui le dichiarazioni sono di Francesco Bruno, che è un relatore di questo blog. Riccardo, però aspetta, scusami, io ti interromperò più volte. Adesso, siccome noi abbiamo problemi, non abbiamo una webcam che ci può fare un campo molto grande, per cui la mia voce si sentirà fuori campo, tu sei inquadrato in primo piano. Io ti interromperò qualche volta per farti delle domande. Prima di tutto, questo sito internet, Pontifex, sta su internet. Sì. E a che indirizzo, tu ti ricordi l'indirizzo? www.pontifex.roma.it, sì, se non vado errato. Va bene, in ogni caso sul motore di ricerca è facile, basta anche digitare, sì, basta digitare su Google Pontifex e si ha l'unico riferimento, che è quello del sito ufficiale. E in pratica che cosa succede? Succede che qui ci sono delle persone che postano su questo blog, sì, sì. È un blog vero e proprio, giusto? Sì, 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 Pontifex è un blog, basta registrarsi e in pratica si può anche... Ah, ma per accedere bisogna registrarsi? No, si può tranquillamente navigarlo a Pontifex, però per poter postare bisogna logicamente registrarsi e si può partecipare alla discussione eventualmente sull'argomento del giorno. Però bisogna calcolare che Pontifex si identifica come un blog di libera informazione cattolica. Ah, ok, quindi si identifica con questa locuzione. Sì, 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 sì. Non credo che abbia i crismi dell'ufficialità, non credo che sia qualche cosa che abbia direttamente a che fare con il Vaticano. Allora, a dire la verità, in un ultimo articolo, ma parliamo proprio di un articolo apparso proprio ieri sul blog, si legge, e poi magari ve lo spiegherò anche un po' meglio, come tutti gli articoli che sono pubblicati sul blog Pontifex
diciamo, con la direzione di Bruno Volpe e alcuni anche di un altro che è sia il webmaster che il coordinatore del giornale, che è Carlo Di Pietro, sono inviati come copia anche alla sede del Pontefice, quindi Benedetto XVI, così è da come ha dichiarato appunto Bruno Volpe stesso. E ti risulta che, diciamo, dal Vaticano siano giunti ufficialmente apprezzamenti piuttosto che critiche nei confronti di queste persone? Sì, come no, sono giunti apprezzamenti, in quanto c'è un articolo, se voi vi collegate adesso sul sito di Pontifex potete tranquillamente leggerlo, dal titolo: dalla segreteria di Stato del Vaticano vi giunge benedizione apostolica dal Sommo Pontefice che, come indicato, estendo volentieri le persone a me care, eccetera eccetera. Anche questa qui è una notizia, anche perché io ho avuto l'opportunità di dare un'occhiata a Pontefex e leggendo già un paio di cose, la prima cosa che mi è venuto: questo è un sito razzista. Sì. Adesso guarda, ci spieghi un po' cronologicamente. Sì. Perché dalla tua, come si dice, scaletta sono preparato diverse chicche per noi e per gli ascoltatori del Tribù Radicale. Allora, io stavo procedendo con i titoli che comunque chi si imbatte appunto in questo blog legge e rimane solo folgorato dal titolo. Uno dei tanti è: adesso basta, gli omosessuali devono smettere di discriminare gli eterosessuali, diffondono idee sbagliate e inducono i giovani nell'errore. Di questa definizione è data da Carlo Di Pietro, che, come dicevamo prima, il webmaster e il co-redattore di Pontifex. Un altro titolo è: il solo modello compatibile con la parola di Dio e la famiglia fondata sul matrimonio, quello tra uomo e donna, logicamente. E poi abbiamo, per esempio, pratica omosessuale, crimine contro l'umanità, e si parla sempre di Bruno Volpe, che è il direttore, che dice ciò. Ha un attacco anche al Gay Pride, dove dice: anche i cattolici al corteo, il cardinale tace, vergognoso, il maligno circuisce anime, pure la sodomia è oggetto di propaganda, e qui si schiera proprio contro il Gay Pride e anche contro le associazioni cattoliche che hanno partecipato. Il Gay Pride Roma è una cosa ignominiosa e volgare, esaltare le manifestazioni perverse, poi si parla di Vendola che è un intollerante, eccetera eccetera. In questo caso è Monsignor Giovanni Alfeo Dupoli, arcivescovo emerito di Belluno, a dichiarare tutto ciò. Poi addirittura sempre Carlo Di Pietro dice: sia chiaro, su Pontifex Roma si dispensano consigli aderenti alla dottrina, è inutile inscenare proteste ed inviare mail minatori, la pratica omosessuale è gravissimo peccato, preghiamo per i nostri fratelli ammalati. Quindi gli omosessuali vengono definiti ammalati. Beh, e qui ti devo assolutamente fermare un attimo, perché allora dobbiamo capire bene di che cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di chi si assume un po' la responsabilità di dire che chi è omosessuale, chi è gay, è malato. È malato. Adesso, come è noto e come sappiamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha derubricato dall'elenco delle malattie mentali l'omosessualità, dichiarandola come una variante naturale della sfera affettiva. Della sfera affettiva e della sessualità umana. Allora, quello che mi chiedo io, no? Questi signori che fanno queste dichiarazioni, secondo te possono essere denunciate? Perché se io, non lo so, incontro per la strada una persona di colore e gli dico porco negro e questo qui mi denuncia, è chiaro che io sono passabile per un procedimento penale. Qua però sta passando il principio che se è un gay viene detto tu sei un malato, cioè nel senso sei un malato inteso come malato di mente, sì. E qui in pratica non succede niente. Tu che cosa ne pensi? Ma io sono d'accordo sulla questione che comunque se passa il principio che nessuno di queste persone che scrivono sono intoccabili, allora chiunque può diffamare chiunque. Però io farei anche una precisazione, perché di persone che parlano su questo blog non sono semplicemente gente non competente in materia, e si viene a capire che cose, che gli interpellati sono degli emeriti, cioè
semplice, la parola emeriti non è una parola positiva. Vabbè, l'emerito non può venire un emerito. Esatto, esatto. Vabbè, emerito qualcosa. Emeriti di altra natura. Emeriti di altra natura. Ci spiego un po' che emeriti sono. Esatto. Anche questo è un aspetto interessante. Perché poi sono andato su internet alla ricerca del termine. Sono degli emeriti razzisti, sì. Partendo da qui però loro sono anche emeriti di altro, di sì, che cosa? Si intende vescovo emerito, che è un vescovo che ha occupato una cattedra o per ragioni anche di raggiunti limiti di età è passato a una... si è ritirato e quindi si è trasferito ad altri incarichi e quindi viene definito emerito. Però bene. È stato un vescovo che ha precedentemente ricoperto appunto l'incarico di vescovo di una determinata congregazione. Quindi, vescovo emerito significa che questo qui è persona che va per un motivo o per un altro, magari i sopraggiunti limiti di età, una persona che prima faceva il vescovo, per cui per un certo numero di anni, per decenni, ha esercitato la propria attività in una curia. Sì, sì, sì. E quindi di questo parliamo, noi parliamo del primo che è venuto, che vuole diciamo un po' scaricare le proprie frustrazioni su qualche altro. No, queste sono persone che poi fanno queste dichiarazioni razziste e che hanno ricoperto un ruolo importante anche nella società. Certamente. E tra questi poi tra l'altro ci sono delle persone abbastanza conosciute in ambito religioso. Ad esempio una dichiarazione molto accesa è quella: marxismo, omosessualismo e massoneria strumenti al servizio di Satana per distruggere la Chiesa, non prevarranno, la Chiesa è sempre stata perseguitata ma non perderà. L'artefice, diciamo, questa perla di saggezza è Monsignor Arduino Bertoldo, che è vescovo emerito di Coligno, intervistato sempre da Bruno Volpe, e che continua come al solito a buttare benzina sul fuoco inscenando appunto teorie cospiratorie. Ma un altro personaggio che ha sempre dichiarato cose alquanto aberranti è Monsignor Giacomo Bambini, sempre emerito, ex vescovo di Grosseto. Addirittura a proposito... Ah, quindi sono stati molto fortunati a Grosseto. Sì, sì, ne è noto più duro. Tra l'altro, sempre lo stesso questo vescovo qua, questo ex vescovo Giacomo Bambini, fa una dichiarazione veramente allucinante riguardo ai messaggi che si sono stati di recente ad opera di ignoti su due persone gay e in generale sulle violenze. Lui dichiara questo: alcune donne con il loro abbigliamento provocano ed eccitano gli uomini e forse se la cercano. Quindi alla fine dalla parte da vittime le donne, e in questo caso vabbè in generale le persone che vengono aggredite, passano da carnefici perché se la cercano, e questo è quello che dichiara questo ex monsignore, che invece di magari dedicarsi a non lo so, dare un po' di conforto come la carità cristiana chiede, si traveste da buon pastore e in effetti recita proprio lui stesso la parte del carnefice. Ma si può andare anche più avanti, perché c'è un articolo di qualche giorno fa dove dice: ma come può offendere un bacio? Ecco l'apostasia firmata da Paola Concia, Alessio De Giorgi e Regina Satriano, promotori dell'iniziativa Tanti Baci. In preda a deliri di ogni potenza, i tutelieri di gay continuano a forzare la verità. E qui Carlo Di Pietro, come dicevamo prima, il co-redattore una Volpe, si schiera e dice: bene cari lettori, dopo aver letto questo comunicato apparentemente buonista, vi invito a riflettere circa il messaggio che questi tre signori vogliono lanciare al popolo italiano, ovvero che la sodomia e la pornografia pubblica, oltre a non essere reato, non sono neanche offensive per il pudore di noi cattolici. Secondo il loro barbaro totalitarismo punto di vista, siamo noi cattolici in errore e dovremmo accettare tranquillamente che due uomini o due donne si baciano dinanzi ai nostri figli. Ma siamo impazziti! Questo modus operandi è tipico delle lobby, e qui si parla sempre della lobby. Beh, quando parla di lobby, però io mi scandalizzo, cioè sono io quello che si scandalizzo di più, perché dico, vabbè, un bacio che è un gesto d'amore, che certo, non ci sarà mai di così scandalizzante anche per un bambino. Poi vabbè, dopo varie precisazioni prosegue: le vostre effusioni amorose cortesemente fatele in un motel, non in una piazza, qualche bambino potrebbe rimanere scioccato. E qui esce fuori la vecchia storia: fate ciò che volete, però fatelo tra le mura domestiche, tra le mura domestiche, ma soprattutto fatelo di nascosto, così come magari di nascosto anche molti gerarchi ecclesiastici, voglio dire, combinano le loro cose, ne sappiamo qualche cosa anche recentemente
con gli scandali, ad esempio, sulla pedofilia, che poi so che sulla pedofilia è veramente una chicca da darci, sì, e che si trascina già non da mesi, da quello che sta emergendo sulla stampa adesso, ma lo scandalo della pedofilia nella Chiesa Cattolica si sta trascinando da decenni. Sì, sì, dagli anni 70, che comunque sono stati coperti da... spostando i preti interessati da una parte all'altra. Ma a proposito di questo, c'è un'altra dichiarazione che secondo me è la punta massima di Pontifex, dove dice: ho maggior pietà per un sacerdote pedofilo che per un prete gay. I ministri di culto omosessuali praticanti sono delinquenti canonici e vanno cacciati senza alcuna incertezza, una metastasi della Chiesa. E io assegnerei personalmente l'Hitler d'oro, il primo per il miglior razzista dell'anno, a Monsignor Serafino Sprovieri, vescovo emerito di Benevento. Ecco, il buon Gianni Colacione sulla chat sta mettendo a disposizione anche dei collegamenti internet, dei link che puntano a documenti su Pontifex, ma su pontifex.roma ce n'è veramente per tutti. Sì, se volete visitarlo, io credo che comunque troverete veramente non soltanto inni al razzismo nei confronti delle persone gay, ma anche non so, di ebrei, islamici, donne, di comunque chiunque non sia soggetta alla legge che secondo loro è quella giusta di Dio. Comunque sempre lo stesso prete, dicevamo, Monsignor Serafino Sprovieri, ex vescovo emerito di Benevento, prosegue e dice: sacerdozio, ministeriale e omosessualità non possono coesistere. Un gay non ha la mentalità equilibrata e stabile e limpida per poter esercitare questo ministero sacramentale con le carte in regola, motivo per il quale bisognerebbe stare attenti a chi per entrare nei seminari. E poi prosegue: coloro che hanno tendenze gay devono rimanere a casa e non infiltrarsi nei ranghi del clero. Io penso sempre personalmente che questa problematica della pedofilia e quindi della repressione sia un problema di castità dovuto forse più a ragioni economiche che di fede, e levando tale vincolo, quindi quello della castità, probabilmente ci sarebbero meno vittime, ma questa è una mia personale interpretazione. C'è un'altra definizione, un altro articolo che porta un titolo alquanto importante, che è: i sodomiti, il peccaminoso e blasfemo video che gira su YouTube circa il Levitico e i Gamberoni, 2000 anni di dottrina, Dio fattosi uomo e morto per noi con grandi sofferenze, sostituito dagli omosessuali col Dio fallo, abominio patologia. E qui non so se voi avete mai visto un cult nella tematica LGBT, Queer as Folk, nella quale due ragazzi, dopo l'omelia del prete, inerente appunto l'abominio dell'omosessualità, chiedono spiegazione allo stesso, domandandogli se tutto quello che è scritto nella Bibbia contiene la verità in ogni sua parte. Il prete annuisce, ed allora uno dei giovani chiede se a lui piacessero i gamberi. Il pastore risponde che sì, a dire il vero gli piacciono. Quindi il ragazzo gli fa notare che sempre nel Levitico, appena un paio di righe prima di giacere con il maschio, è un abominio. Dice anche che è un abominio mangiare crostacei e che i gamberi sono crostacei, no? Allora il prete gli chiede quale sia il punto della questione. Il giovane risponde in modo molto semplice e un po' colorito. Gli dice: il punto è che se lei può mangiare i gamberi, io posso succhiare il cazzo. E questa è la cosa che ha fatto infuriare Carlo Di Pietro, perché questo video, questa spezzone di filmato che gira comunque da un bel po' su internet, è stato preso di mira e di conseguenza adottato come qualcosa di blasfemo. Poi si tira sempre in ballo nell'articolo la questione dei sodomiti e quindi la storiella di Lot, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, dove si racconta che Lot è capitato a Sodoma, ma fosse stato bloccato in casa dalla folla che voleva possedere i suoi ospiti, ma lui, temerario quanto nessuno prima, scelse di offrire in cambio le sue due figlie vergini. Quindi un bel modo di pararsi quello che voi immaginate. Ma giusto ieri mi ho potuto leggere un'altra di sciocchezza, sempre appunto d'opera, come vi dicevo prima, di Consensi, che è questo blog
di Libera Informazione Cattolica, come dice, chiede come consenso al Sommo Pontefice Benedetto, così lo chiama lui. Dice: con l'occasione lamenta il verificarsi di numerose rivolte online da parte di comunità a carattere cattofobico, tra cui gay, comunisti, atei ed altri, di cui dice di aver allegato una lettera e chiedeva consiglio e udienza per disquisire col Santo Padre di tali problematiche, in primis della totalitaria forma di arricchimento che tali lobby si adattano nei confronti di chi ha idee democratiche, quindi loro si intendono persone democratiche, contrarie alle loro forme dittatoriali o unilaterali di pensiero. Gli unici che sono riusciti un attimino ad andare contro questo pensiero totalitarismo veramente è dilagante, che omosessualità è uguale malattia, su Pontifex, sono stati pochi frati, messi giustamente all'indice dal direttore Volpe, che addirittura dice che se San Francesco fosse vivo li avrebbe presi a calci nel sedere. Queste sono citazioni tratte proprio dalle dichiarazioni di Bruno Volpe, direttore di Pontifex. Tra questi frati temerari possiamo ricordare fra Rossano Corsaro, fra Martino Cito, fra Angelo De Padova, eccetera. Uno tra tutti da ricordare è Alberto Maggi, che è un teologo, biblista, cattolico e religioso dell'Ordine dei Servi di Maria e di Maria. Ma perché il direttore se la prende con questo Alberto Maggi, che è il depositario di alcuni attacchi? Dice: una coalizione ridicola, così li definisce la voce di Pontifex, di frati che se fossero vissuti al tempo di San Francesco avrebbero ricevuto delle sonore pedate nel sedere in combutta col mentitore per eccellenza, colui il quale dice pubblicamente sul Rai 1 che l'omosessualità non è un peccato, che Gesù non moltiplicò i pani e i pesci, che Lazzaro non è risorto e che i miracoli non esistono. E quindi stiamo parlando di Alberto Maggi. Nello sproloquio siamo citati logicamente anche noi radicali, dove si parla appunto che Cristo chiacchiere con gli studenti da bar, pieno appoggio dell'omosessualità, attivismo nelle manifestazioni radicali e di pseudopacifismo antioccidentale. Ma c'è un'altra dichiarazione sempre di questi giorni che ha proprio dell'assurdo. È sempre a proposito di Mussolini, perché si faceva un paragone tra Vendola e Mussolini. Mussolini fu un dittatore, ma anche va detto che non fu il male assoluto e che fece ancora cose buone, e questo va rivalutato. Molto meglio lui di un Vendola attuale, almeno Mussolini aveva caratura di statista, il pugliese nemmeno quella, ma solo di un venditore di fumo e peraltro gay. Quindi si fa una certa correlazione tra Mussolini e Vendola, perché se il vero uomo, giustamente Mussolini, Vendola per Pontifex e per Bruno Volpe non è un uomo, quindi chi parla in questo momento Bruno Volpe sicuramente si sente molto più uomo di altre persone. Io a questo punto vorrei... Beh, allora sto Bruno Vespa, ho preso un po' uno sbaglio, scusate, Bruno Volpe, ma forse non è più casuale. Insomma, questo qui è tremendo. Sì, sì. Guarda, Riccardo, c'è veramente... riempito, e anche Colacione, che ha dato un'occhiata veloce al blog Pontifex, ha tirato fuori in pochissimi minuti tutta una serie di link, uno l'ha commentato, lo vediamo qua in chat, questa è una vera porcata, adesso poi dopo andremo a vedere se ci sono gli estremi per eventualmente affrontare temi legali. Io vorrei... inviterei a, sì, diciamo, noi abbiamo a disposizione in questo momento... Diciamo che le trasmissioni sarebbero finite, possiamo andare avanti per circa 8 minuti e poi dopo chiudiamo la trasmissione. Tu ce la fai? Io sì, concludo velocemente. Anche perché ci prendiamo anche l'impegno, siccome Pontifex merita di essere seguito, sì. E nelle prossime settimane, magari, se tu sei disponibile, continuiamo a monitorare Pontifex e magari facciamo degli aggiornamenti. Come no. Allora ti lascio la parola per diciamo la conclusione di questa presentazione di questo sito razzista, in modo che ci avviamo alla conclusione di questa domenica diretta di TV Radicale con la chiusura dei programmi. Io vorrei concludere lo spazio che mi è stato dato leggendovi una lettera veramente magnifica che è stata reperita su internet e che è stata spedita alla dottoressa Laura Schlesinger, una famosa giornalista della radio americana. Nella sua trasmissione questa dottoressa dispensa consigli alle persone che telefonano. Qualche tempo fa Laura ha affermato che l'omosessualità, secondo la Bibbia, Levitico 18:22, è un abominio e non può essere tollerata in nessun caso. Così un ascoltatore ha deciso di scriverla per ringraziarle
e allo stesso tempo manifestare alcuni dubbi che lui aveva su questo Levitico. Dice: cara dottoressa Schlesinger, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore. Ho imparato davvero molto dal suo programma ed ho cercato di condividere tale conoscenza con più persone possibili. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che c'è un abominio. Fine della discussione. Però avrei bisogno di alcuni consigli da lei a riguardo di altre leggi specifiche e di come applicarle. Vorrei vendere mia figlia come schiava, come sancisce Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita e una ragazza sana? Quando do fuoco a un toro sull'altare sacrificale, so dalle scritture che ciò produce un piacevole profumo per il Signore. Il problema è con i miei vicini. I blasfemi sostengono che il loro odore non è piacevole per loro. Devo forse percuoterli? So che posso avere contatti con una donna quando non ha le mestruazioni, questo sempre per quanto riguarda Levitico 18:19. Il problema è come faccio a chiedere questa cosa. Molte donne sorprenderebbero. Levitico 25:44 afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che questo si può fare con i cingalesi, ma non con i francesi. Può farmi capire meglio perché non posso possedere schiavi francesi? Un mio vicino insiste a lavorare il sabato, questo lo dice Esodo 35:2. Dice che chiaramente dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligato a ucciderlo personalmente? Un mio amico invece ha la sensazione che anche se mangiare costecce è un abominio, Levitico 11:10, lo è meno dell'omosessualità. Non sono d'accordo, puoi illuminarmi sulla questione? Sempre Levitico 21:20 afferma che non possono avvicinarmi all'altare se ho dei difetti di vista. Devo effettivamente ammettere che uso gli occhiali per leggere e un mio amico li usa per guidare. La vista quindi deve essere per forza di decimi o c'è qualche scappatoia in questione? Nel caso volessimo fare la comunione, ad esempio. Molti dei miei amici maschi usano rasarsi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è espressamente vietato dalla Bibbia nel Levitico 19:27. In che modo quindi li devo mettere a morte? Non essendo indicato nello specifico della Bibbia, vorrei saperlo proprio da lei. Nel Levitico, sempre 11:6, viene detto che toccare la pelle di un maiale morto rende impuri. Ecco forse perché i portieri di calcio usano i guanti. Mio zio invece possiede una fatteria e è andato contro il Levitico 19:19 poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo. Anche sua moglie ha violato lo stesso passo perché usa indossare vesti di due tipi diversi, acrilico e cotone. Non so, mio zio bestemmia anche e tutto a tutto andare. È proprio necessario che mi prenda la briga di radunare gli altri abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei più semplicemente dargli fuoco mentre dormono come simpaticamente consiglia il Levitico 20:14 per le persone che giacciono con consanguinei? So che lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che potrà rispondermi in queste semplici domande. Nell'occasione la ringrazio ancora per ricordare a tutti noi che la parola di Dio è eterna e immutabile, sempre suo ammiratore devoto. E qui io voglio semplicemente dire che passati ormai 2000 anni di ciò che era la scrittura della Bibbia, forse bisognerebbe un attimino riadattarla a ciò che è moderno e rivedere un po' la posizione dell'abominio dell'omosessualità e non magari che qualcos'altro a questo punto che è considerato abominio non lo sia più. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dato e ci vediamo alla prossima. Bene Riccardo, grazie davvero anche a questo tuo ottimo contributo, e molto divertente questa lettera, lo dico un po' con amarezza però, perché è chiaro che l'uso che si fa della lettera della Bibbia è un uso, questo dimostra, un uso strumentale, un uso scorretto. Noi anche come Calabria Radicale nei prossimi giorni, anzi nelle prossime settimane, continueremo a monitorare Pontifex soprattutto, che fa un uso molto spinto di questa della lettera distorta dalla Bibbia, contestualizzando ed evitando di contestualizzare a proprio uso l'Antico Testamento, e quindi poi dopo da lì man forte dei famosi emeriti di cui abbiamo parlato prima, che per quanto ci riguarda sono degli emeriti razzisti. Poi loro hanno fatto attività per i quali sono emeriti vescovi, emeriti preti, emeriti, ma restano comunque emeriti razzisti e razzisti anche attuali, e che hanno esercitato questo tipo di attività nell'arco del loro magistero, se così lo vogliamo chiamare.
E noi continueremo a monitorare Pontifex perché merita attenzione. Voglio riproporre di nuovo l'esempio di prima. Io posso anche, allora, la libertà mi può permettere sicuramente di affermare, di fare un'affermazione che chiaramente non è mia, ci mancherebbe, però nel margine di libertà che può essere sicuramente consentito, ci può essere quello di non essere d'accordo con chi è omosessuale, con chi è di un'altra religione, no? Quindi io a livello personale potrei affermare, tu sei gay, non mi piaci, mi fai schifo, punto. Mi assumo questa responsabilità personale. Quello che però non può essere consentito è affermare tu sei gay, allora sei malato. Tu sei gay, allora sei un abominio. Tu sei gay, allora sei sbagliato. Questo non può essere consentito perché invade la libertà altrui e invade soprattutto, mina la dignità altrui, l'onorabilità altrui. Ed è esattamente l'attività che fa Pontifex. Quindi Pontifex va molto al di là dell'espressione di un'opinione, assumendosene le responsabilità, e stranamente non c'è nessuno che queste responsabilità poi dopo le va a valutare. Loro travalicano molto anche quello che è l'alveo della libertà, che non deve minare la libertà altrui. Allora varrà la pena continuare a monitorarlo questo blog, perché noi abbiamo intenzione non solo di analizzare bene i post che vi sono stati pubblicati, ma credo che nelle prossime settimane questa attività potrebbe sfociare in un esposto magari alla polizia postale, non per chiudere il sito, anzi tutti i siti, anche Pontifex, devono restare aperti, ma sempre solo alla condizione che ognuno deve assumersi la piena responsabilità di ciò che dice, anche quando questo significa essere razzisti, e anche quando questo significa che si potrà accertare che loro sono razzisti. E un razzista reca sempre un danno alla società, e questo danno è chiaro che va valutato e va poi dopo è ristorato. E quindi se ci sarà poi successivamente un'azione penale a quello che noi abbiamo intenzione di fare, monitoraggio, studio di quello che viene detto, esposto alla polizia postale, speriamo magari di incontrare anche la disponibilità dei parlamentari radicali per presentare al Ministro dell'Interno magari anche un'interrogazione parlamentare su ciò, e quindi vedremo Pontifex che riuscita farà e che sviluppi avrà in futuro. Adesso con questo io chiudo le trasmissioni di questa domenica di TV Radicale, rimandandovi ai prossimi giorni, rimandandovi a www.tvradicale.it, a tutte le informazioni che potrete trovare sul sito, ritroverete anche sul sito internet tutte le registrazioni che sono state fatte oggi, tutti i collegamenti. Alcuni di questi collegamenti sono stati un po' travagliati, vi compreso l'inizio del collegamento intorno alle 18.30 con Federico Cerminara, tesoriere nazionale di Arcigay, che ringraziamo nuovamente per questa disponibilità, e altri sono andati in modo assolutamente fluido. Questa oggi era una trasmissione sperimentale poiché la regia è stata divisa fra più persone, una regia itinerante che ha rimbalzato da una parte all'altra dell'Italia. Acquisiremo più esperienze e vi offriremo nelle prossime settimane delle trasmissioni dal punto di vista tecnico più di qualità. Io penso che da stamattina fino a stasera tutti gli argomenti che sono stati